Dipende dalla sua volontà di capire, perché nel pullman, quella la partita da Crotone, l'ho fatto io 8 ore di pullman insieme al mister Mangia. E la prima cosa che mi ha detto dopo aver letto nel sito, direttore, quando parlo di tasselli, non intendo dire che mi mancavano calciatori, mi mancavano i tasselli oggi. È testimonianza di tutto il pullman. Allora io le dico, ho grande stima di Mangia, ma veramente dal punto di vista intellettuale e professionale. Mi pongo per quello che è stato il dialogo tra me e lui interpersonale. È lui che mi ha chiamato per dirmi, eravamo sul pullman per dirmi, io non intendevo questo. Intendevo che oggi mi mancavano giocatori importanti per la quale ho dovuto fare una squadra diversa da quella che avrei voluto fare. Quindi io, ripeto, ho troppa stima e rispetto di Davis Mangia. Mandatelo a lui perché io e Romizzi ci siamo messi a ridere su questa cosa. Lui ha fatto una chat qui di queste che noi facciamo settimanalmente. E gli hanno chiesto un pregio e un difetto del direttore. Il pregio lo sapete tutti, quello ha detto, non sta a me a dirlo. Il difetto non sapeva proprio cosa dire. Ci piacerebbe che stesse più con noi, ma in una cena, in un momento gioviale, quando voi avete Romizzi qui, fatela a lui, perché probabilmente vi potrà rispondere lui. Io sono arrivato qui il 9 di luglio, a oggi credo di aver saltato un allenamento, forse un allenamento quando c'era la campagna trasferimenti, quando si era a Calalzo. Quindi vi prego, rispondere io a questa domanda probabilmente potrebbe essere non anche valutabile. Fatela a Romizzi quando lo vedete e mi risponde lui. No, ma per carità, avrei risposto volentieri. È un tormentone che va avanti da quel giorno, perché come giustamente ha detto il vostro collega, se non mi fossi confrontato con Mangia sulla storia di Tasselli, probabilmente non sapevo cosa rispondere, e invece mi sono confrontato. Per quanto riguarda Romizzi, il candidato migliore per poter rispondere è lui. Lui in quel momento stava facendo una chat anche gioiosa, in un momento di distensivo. Non c'entra nulla con la mia eventuale assenza, non sono mai mancato. Ma non perché un direttore debba stare sempre all'allenamento, ci mancherebbe. Ma io personalmente amo vedere la squadra allenarsi e amo avere il confronto quotidiano con l'allenatore. È una notizia pure per me. Allora, Mangia me lo ricordo perfettamente, sempre dopo Crotone nominò Minala perché qualcuno ha detto perché non ha giocato Minala per motivi disciplinari. Qualora ci fossero motivi disciplinari, chiaramente è una cosa che rimane dentro la società e saremo noi eventualmente a prendere determinate iniziative o decisioni per il mercato di gennaio. A oggi non ci sono assolutamente questi orientamenti, però ripeto, è una cosa che rimane nella società. Quindi è falsa la notizia che andrà via a gennaio? No, non è nulla di falso, noi stiamo valutando non soltanto Minala, però noi stiamo valutando tutto l'organico. Adesso soffermarsi su Minala che secondo me va rispettato sia come ragazzo che come professionista, fermo restando che se errori ha fatto, probabilmente la società già è intervenuta o se qualcosa sarà ancora ulteriore, interverrà con più veemenza. Ma volevo dirvi una cosa, ma noi abbiamo parlato adesso e mi ha fatto veramente piacere. Ma c'è anche qualcosa di positivo in questa neo società che si è costruita da 6 mesi a questa parte dopo qualcosa di straordinario lo scorso anno. Questa è una società che sicuramente per quanto riguarda la prima squadra qualcosa manca, evidentemente qualcosa manca, probabilmente manca quella continuità che non siamo riusciti ad avere. Ma c'è una costruzione che la proprietà sta facendo a tutto tondo. Abbiamo un settore giovanile che nasce da zero e oggi nelle squadre principali stiamo facendo parlare di noi stessi a tutta Italia in maniera molto positiva. Abbiamo 7 nazionali di categoria e probabilmente anche in prima squadra ci sono anche calciatori di patrimonio come Sabelli, come Galano. Ce ne sono tanti che sono di proprietà del Bari e si sta costruendo. Chiaramente all'inizio tutti pensavano che questo percorso fosse più facile. Io in presentazione avevo detto che nulla c'era dovuto. Probabilmente non pensavamo di arrivare ad avere queste difficoltà così tante subito, però ci sono anche tante cose che si stanno costruendo con passione, con capacità, con professionalità. I nostri errori, se ci sono stati e ci sono stati, ce li riconosciamo perché è giusto che sia così. Siamo convinti che possiamo lavorare e far bene anche con questo gruppo, migliorandolo un pochino, ma andiamo a vedere anche tante di quelle cose che questa società, questa neo società sta facendo di importante.
perché questo è anche giusto. È anche giusto sottolineare tutto questo. Guardatevi anche intorno, è un continuo crescere di migliorie, la sede, le strutture, è un continuo, questa è una società che viene presa, evidentemente, come voi sapete meglio di me, tutti voi che conoscono la storia meglio di me, viene presa dove si inizia da zero. Probabilmente speravamo e credevamo di avere qualche punto in più in classifica a questo punto del campionato. Ci crediamo fino in fondo, ci miglioreremo per questo, però tante cose importanti questa proprietà sta facendo. Mi sembrava giusto anche sottolineare questo. Ma guardate, voi parlate di Mr. Mann. Mr. Mann già è stato una... Mancava di? No, 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 non ho detto che Coda non l'ha ritenuto opportuno, ho detto che il mister ha ritenuto opportuno che l'organico fosse sufficiente. Non andiamo a puntualizzare su Mangia, che Mangia ha fatto sia in premessa che durante il percorso un lavoro straordinario e i risultati non gli hanno dato ragione. Non gli hanno dato ragione, purtroppo spesso è il campo che prende delle decisioni, perché Mangia ha lavorato benissimo, non bene ma benissimo, sia in fase di costruzione che a seguire. Per quanto riguarda Pavoletti, era difficile già quest'estate, dove evidentemente noi un pensiero l'abbiamo fatto, ma non l'ultimo giorno, perché se tu fai il pensiero di Pavoletti l'ultimo giorno evidentemente è un errore madornale. Pavoletti non era avvicinabile non al Bari, ma a nessuna situazione di B in particolare. Oggi cosa devo dire? Pavoletti è un grande calciatore, per la B sarebbe un valore aggiunto, ma a Pavoletti gli si avvicinano tante situazioni, come può essere anche qualche Serie A. La situazione Pavoletti è difficilissima. Io oggi non posso dirvi che Pavoletti non è un giocatore per il Bari o che possa interessare al Bari. Dico che Pavoletti è sicuramente un profilo straordinario, ma che da qui a dire che può arrivare a Bari è difficilissimo, perché ha tante altre condizioni e situazioni che in questo momento non riesco assolutamente a prevederle. Ma quindi, se c'è l'errore che ho fatto e non rifarei, lo tengo stretto nel mio essere, perché mi sembra anche giusto, no? Voglio dire. Però il fatto di aver testimoniato che, ma non solo Antonelli, nel calcio, soprattutto quando si fanno tante, questa è una squadra ricostruita in tanti tasselli, in tante situazioni. E evidentemente se noi abbiamo 19 punti e non ne abbiamo 25 o 26, è evidente che qualcosa non ha funzionato. E Antonelli, siccome è responsabile dell'area tecnica, quindi è direttore sportivo, come tale io ritengo che i miei errori li ho fatti. Mi sembra giusto poterlo dire, perché dire l'esatto contrario significa offendere l'intelligenza, soprattutto dei tifosi.